Edizione di dicembre di Travel News 24 che sostiene il progetto Il Cuore dell'Italia. Visiteremo dei posti bellissimi in questa regione, le Marche, territorio colpito dal terremoto nei mesi scorsi. Parte da qui la nuova edizione di Travel News 24. Siamo nella stanza in cui è nato Gioachino Rossini, è nato proprio qui, e dalla stanza in cui è nato il grande maestro qui a Pesaro vi porto a Recanati da un altro grandissimo marchigiano, Giacomo Leopardi. Recanati, paese di Giacomo Leopardi, ma anche candidata ad essere capitale italiana della cultura 2018. Questo borgo tra le colline dell'entroterra è infatti una delle 10 finaliste tra le quali, a fine gennaio, sarà scelta la città simbolo per il 2018 in campo artistico e culturale. Qui ci sono la casa natale di Leopardi, riaperta dopo le verifiche eseguite al sisma, e tutto attorno i luoghi descritti nei suoi versi, come il Colle dell'Infinito o la Piazza del Sabato nel Villaggio. Ma ci sono anche tanti altri tesori storici e artistici tra cui perdersi. Al sito www.recanatiturismo.it tutte le iniziative per scoprire questo angolo di Marche. E allora noi non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo a Recanati per questo importantissimo premio. E siamo per le vie di Pesaro, dove la gente si accinge a vivere questo Natale 2016. Io però vi do la prossima notizia e vi parlo della mia Torino. Torino è tornata ad illuminarsi per l'ormai tradizionale appuntamento con Luci d'Artista. La rassegna che porta in città questa speciale forma di arte contemporanea è arrivata quest'anno alla 19ª edizione. Fino al 15 gennaio piazze e palazzi del capoluogo piemontese si vestono di creazioni luminose. Opera principale di quest'anno è Mosaico Torino, di cui stiamo vedendo alcune immagini. Una grande installazione video fotografica della città animata in streaming live da un mosaico di fotografie provenienti da Instagram. Tutti i dettagli al sito www.contemporarytorinopiemonte.it. Dei siti sempre semplicissimi da pronunciare. Io voglio darvi la prossima notizia con lo sfondo dello splendido Palazzo Ducale qui a Pesaro. Niente rocce e muschio, a Cesenatico in Emilia-Romagna il presepe si fa sulle barche, quelle del Museo della Marineria, ormeggiate nel canale Leonardesco. Una tradizione iniziata nel 1986, con il presepe che di anno in anno si è poi arricchito di una nuova statua a dimensione naturale. E non ci sono solo i personaggi della Natività. Attorno alla Sacra Famiglia infatti prendono posto figure ispirate alla gente comune, di un borgo di pescatori. Di fatto si raccontano le tradizioni di Cesenatico. Resta allestito fino all'8 gennaio. Tutti i dettagli al sito www.presepemarineria.it. Beh, allora non possiamo perdere questo presepe davvero davvero particolare. Dalle Marche è tutto, il nostro TG finisce qui. Mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.